E allora ho cominciato a avvicinarmi alla musica con lei, suonando un po' pianoforte, e poi lei è mancata quando io avevo 8 anni, però la passione per la musica mi è rimasta. E al conservatorio suonavo già discretamente pianoforte, ma ho scelto il violino perché era uno strumento che mi permetteva di avvicinarmi all'orchestra. Io ho sempre avuto subito questo grande fascino dell'orchestra, e quindi anche durante i miei anni di studio al conservatorio ho sempre cercato di fare più musica da camera e più orchestra. Al conservatorio a 10 anni, e prima già suonavo così per conto mio. Dopodiché adesso ho avuto il privilegio di studiare musica da camera con Dario De Rosa, leggendario pianista del Trio di Trieste. E, tu sei triestino? Sì, io sono triestino, e alla fine del... cos'era? L'ottavo, nono anno, alla fine del nono anno, mi invitò a partecipare al concorso per l'Orchestra Giovanile Italiana. Dice, vai. Io già volevo studiare la direzione d'orchestra, però lui mi disse, se vuoi studiare la direzione d'orchestra, vieni lì, perché lavorerai con i direttori top del mondo. Mi disse, vabbè maestro, provo. Mi sembrava una cosa irraggiungibile naturalmente, invece vinsi l'audizione e fui ammesso. E lì in effetti la prima prova fu con Riccardo Muti, quindi parliamo di serie A di direttori d'orchestra, dopodiché Bellugi e tanti altri, e soprattutto l'incontro per me fondamentale per la direzione d'orchestra fu quello col maestro Franco Ferrara, che teneva i corsi di direzione d'orchestra proprio a Fiesole. E, naturalmente il maestro chiese ai componenti d'orchestra chi volesse frequentare anche il corso di direzione, non come allievo effettivo perché bisognava aver fatto gli studi di composizione che io non avevo ancora compiuto, però come strumentista di un quintetto con il quale avremmo eseguito tutte le sinfonie, le più famose sinfonie del repertorio, Schumann, Brahms, Mozart, Beethoven, per tutto l'anno. Alcuni dei miei colleghi nicchiarono, cercarono di imboscarsi, invece io mi diedi la mia disponibilità per tutte le sedute, e fu una cosa meravigliosa per me poter lavorare con un maestro di quella portata, così esigente, così intransigente. E poi lo seguì anche a Siena all'Accademia Chigiana, e dove mi resi conto che dovevo però cominciare lo studio della direzione molto seriamente, se era quello che volevo. La mia carriera si andò evolvendosi come violinista, fondai un quartetto d'archi, all'Orchestra Giovanile Italiana conobbi Alessandra Carani, che diventò poi mia moglie, violinista molto brava, che fra l'altro è stata docente a Cagliari proprio di musica da camera per 6 anni, quindi conosce molto bene la Sardegna, e insieme partecipammo a molti concorsi, molte masterclass, vincendo insomma diversi premi. Desideravamo da sempre conoscere, no? Per Brain del quartetto Amadeus, Franco Rossi del quartetto italiano, il Melos Quartet a Berna, vincemmo un concorso per cui fummo lì in 5 quartetti a tutto il mondo, e questo fu una scuola grandissima. Mentre suonavo anche in orchestra, ho suonato in varie orchestre, Rai di Torino, Rai di Milano, Fenice e tanti altri teatri, conobbi il maestro Otmar Maga, che mi impressionò per la precisione del gesto. Io così presi il coraggio a due mani e dissi, maestro, io vorrei studiare con lei. La risposta fu, guarda, se vuoi veramente imparare la direzione d'orchestra così come io la pratico, il mio segreto è aver fatto più di 10 anni il primo violino di un quartetto d'archi importante, il quartetto di Praga. Io rimasi basito, dissi, ma non posso iniziare, Gesù qualcosa no. Dice, vai, fatti 10 anni di quartetto e dopo torna da me dopo questo. Rimasi perplesso, ma insomma il quartetto già lo facevo da 3 anni, quindi ho detto, ancora 7 me ne mancano, forse ce la facciamo. E in effetti questo suo consiglio è un consiglio che reputo a posteriori molto prezioso. È una strada molto dura questa, di cominciare veramente dalla gavetta, ma di considerare un quartetto d'archi, un gruppo da camera, noi suonavamo
tutti gli strumenti possibili, con tetto, con pianoforte, con clarinetto, con lobo e con fagotto, tutte le formazioni possibili e immaginabili, perché impari a conoscere dal di dentro i meccanismi, i ruoli. E in effetti non c'è una enorme differenza, c'è un'enorme differenza fra un pianoforte e un'orchestra, ma fra un quintetto con oboe e quartetto d'archi e un'orchestra, la differenza è già meno grande, e i problemi che si presentano in un quartetto sono gli stessi che si presentano in una sezione d'archi dell'orchestra. Se li sai risolvere sarà oro colato per te poi affrontando la professione. Però questo mi ha aiutato moltissimo per la concertazione. Dopodiché bisognava affrontare lo studio della partitura, la gestualità, l'analisi e tutte queste altre aspetti della direzione d'orchestra. Dopo alcune esperienze con alcuni insegnanti che insomma mi avviarono un pochino su questa strada, cos'era? Nel 91 ci fu un accordo del Ministero degli Esteri italiano con quello russo, e c'era la possibilità di una cinquantina di borse di studio per tutta l'Italia, per tutti gli strumenti e le discipline. E io partecipai per la direzione d'orchestra, e anche la mia futura e attuale moglie partecipò per il violino. Noi vincemmo entrambi e andammo un'estate al Conservatorio di Leningrado, era l'ultima estate che era ancora a Leningrado, dove ebbi il privilegio di studiare con Ilya Musin, che insomma è il caposcuola della direzione d'orchestra russa, con lui e con Mikhail Kukushkin, che era uno dei suoi allievi prediletti. Maestro Musin era già molto anziano e non mi insegnava ogni giorno, però comunque il contatto con lui ci fu e fu molto importante. Fu un'esperienza meravigliosa. Alla fine diressi il concerto finale al Conservatorio di San Pietroburgo, con diretta televisiva in tutte le Russie, insomma fu una cosa molto bella, molto di grande soddisfazione, con anche alcuni episodi divertenti. Una sera uscimmo, ci fu un taxista che era venuto a cena con noi, beve non so quante grappe, quante vodka, fu talmente ubriaco che alla fine disse: ma bisogna tornare a casa, dice, io non posso guidare, chi ha patente, ero l'unico che aveva patente, quindi ho fatto anche il taxista di notte a Leningrado. Come altre esperienze, fondamentale appunto questa con il maestro Julius Kalmar, del quale sono diventato poi anche assistente, e oltre a questa anche il rapporto che ho avuto con il maestro Renzetti, col quale anche ho studiato e del quale anche ho fatto l'assistente per altri 2 anni, che mi ha aperto una visione diversa, più italiana, sul mondo della direzione d'orchestra, ma altrettanto importante e altrettanto pertinente. Devo molto a questo rapporto con questi docenti, che poi mi ha permesso di sviluppare autonomamente e fa parte un po' del mio DNA. Sei triestino anche tu? Sì. Trieste ha avuto da sempre un grandissimo feeling con l'operetta. Operetta, c'è stato il grande festival dell'operetta, che insomma è stato il festival più importante in Europa forse per l'operetta, e ancora quando ero studente al conservatorio, gli ultimi anni, feci audizione in teatro e entrai proprio con un programma d'operetta. A Trieste l'operetta si respira, Trieste fa parte dell'Italia da meno di 10 anni, e lì è stato da molti secoli territorio austro-ungarico, e l'operetta è di casa. E così questo, c'era anche da me questa attrazione viennese. Sono andato a studiare col maestro Julius Kalmar, che è stato il maestro dei maestri, se vogliamo, è una delle figure più importanti per lo studio della direzione d'orchestra. Dopo un periodo fatto con lui a Milano, alla fine mi disse: Romolo, devi venire a studiare con me a Vienna. Mi sembrava una cosa impossibile. Adesso va bene, ok, comandi maestro, quando? Fra un mese, va bene, ok. E studi a Vienna molto intensi, io parlo tedesco abbastanza fluentemente, sempre grazie alla mia nonna pianista, che era tedesca di madrelingua, e quindi Vienna è naturalmente Mozart, Beethoven, Brahms, tutto il grande Haydn, tutto il grande classicismo e romanticismo viennese, ma è anche terra dell'operetta, cioè la Wiener Volksoper, che è un teatro che non fa altro che operette per tutto l'anno, con alcune opere buffe o qualche cosa che abbia una certa attinenza, ma principalmente è teatro e operetta. Quindi lavorare in questo ambiente ti sviluppa, e
ti sviluppa un approccio all'operetta elegante. L'operetta nella mia memoria è sempre stata quella del festival con le grandi coreografie di Gino Landi, con i grandi direttori, con le grandi orchestre. È chiaro che per motivi economici, in tempi di crisi, a volte si sentono in giro anche produzioni d'operetta fatte con minimi termini, con orchestrine veramente quasi raffazzonate e artisti che talvolta si improvvisano. Perché? Perché la musica è bella, piace e fa preso sul pubblico. Ma l'operetta, allora, quella con la O maiuscola, Johann Strauss, Franz Lehár, Offenbach, quei sono autori che veramente richiedono un trattamento musicale molto vicino, se non identico, a quello della musica classica.